Buongiorno e ben ritrovati. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Bundesliga e Serie A e qualcuno di voi nei commenti mi ha chiesto: ma ci sarà mai un qualcosa in Italia, nel calcio italiano, di cui andare fieri? E io ho dato una risposta molto chiara di cui vi parlo e vi voglio parlare quest'oggi. L'eccellenza, secondo me, dal punto di vista economico, dal punto di vista del business, del calcio italiano, è la Coppa Italia, e non è un caso se poi tutti la criticano, tutti ne parlano male, ma è il torneo, il formato che riscuote più successo. Ne parliamo nel video di oggi, non prima di avervi ricordato la newsletter Footballitics che esce il sabato, ogni sabato, trovate il link in descrizione, e relativamente a questo canale, come sempre, like se vi è piaciuto il video, iscrizione se non l'avete ancora fatta, campanellina per rimanere sempre aggiornati. E ben ritrovati, buona giornata a tutti. La Coppa Italia è un'eccellenza del calcio italiano, ma nessuno sembra considerarla. E io lo dico e lo ripeto sempre: la Coppa Italia alla fine premia in termini economici maggiormente i vincitori rispetto alla tanta celebrata FA Cup. I due tornei non sono paragonabili, questo è vero, ma siccome molto spesso, a sproposito, chi commenta le partite di Coppa Italia dice ma la FA Cup è molto meglio, ma il calcio inglese è molto meglio, bisogna sapere, bisogna ripetere, bisogna continuarsi a dire che il nostro torneo è molto più ricco della FA Cup, anche perché i due tornei sono basati su cose diverse. E spezziamo subito una lancia a favore di questa Coppa, perché in Inghilterra bisogna dire una cosa: l'FA Cup, ormai così come la Coppa di Lega, è un torneo di pura solidarietà che i club giocano nei confronti del resto del sistema, e la solidarietà però non funziona ad altri livelli. In Serie A viene pagato molto di più in termini percentuali sugli incassi da diritti TV. In Inghilterra la Premier League si divise dal resto del sistema proprio per difendere le sue posizioni e incassare i diritti TV. Recentemente la Football League, l'English Football League, secondo, terzo, quarto livello del calcio inglese, sono entrati in conflitto con la Premier League e quindi interverrà la politica proprio sulla redistribuzione di alcuni soldi televisivi. Ecco, non tutto è oro quello che luccica in Inghilterra e non tutto va male da noi, ma è molto importante una cosa, secondo me, la consapevolezza del fatto che ci sono cose da noi che vanno meglio, ma che noi critichiamo, e che critichiamo del tutto a sproposito. Il solito tram, il solito tema che sentiamo ripetere in Italia ogni qualvolta torna la Coppa Italia, ci sono le partite, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una cosa che onestamente io faccio fatica a capire, se non spiegandomela con un po' di ignoranza da parte di chi in fondo commenta tanto per commentare. La Coppa Italia 2023 e 2024 sarà l'ennesimo torneo che vedrà la squadra italiana che andrà a vincerla incassare di più rispetto a quella che andrà a vincere la FA Cup. E ricordiamo alcuni numeri: arrivare in fondo per la finalista perdente varrà almeno 5 milioni di euro, e chi lo vincerà almeno 7,6 milioni di euro. Questo a fronte di un incasso che è circa la metà in FA Cup. Questo anche perché, come dicevo, l'FA Cup distribuisce poi i soldi su molte più squadre e in maniera molto più piatta. Gli ottavi di finale hanno portato 400.000 euro in cassa alle squadre italiane, 850.000 euro per i quarti di finale, 1,7 per la semifinale, 2 milioni per la finalista perdente, stiamo parlando degli incassi aggiuntivi, 4,6 per chi vince la Coppa Italia. E poi non bisogna dimenticare due cose. La prima: la Coppa Italia è l'unico torneo, uno dei pochissimi tornei, che di volta in volta nei trienni successivi sta continuando a vedere aumentare gli incassi da diritti TV. Ecco, togliamo subito un altro problema dal tavolo. Gli incassi da diritti TV, che sono il modo in cui si fanno soldi in gran parte nel calcio, sono molto importanti, e non è colpa della Coppa Italia o della Federazione o della Lega Calcio che organizza la Coppa Italia
Se in Italia l'85% dei tifosi supporta 5 squadre, è tifoso di 5 squadre. Organizzare questo tipo di competizione concentrandosi su quello è un qualcosa che aiuta alla fine anche gli altri, perché permette di incassare di più, perché permette di avere poi una diversa distribuzione di quel tipo di soldi. E non è colpa di queste grandi squadre se in Italia ci sono stadi fatiscenti dal secondo, terzo livello in giù, ma anche in Serie A non è che poi brillino. Ecco, quindi sarebbe molto difficile immaginare alcune partite in trasferta su piccoli campi, ripeto, modello FA Cup. E aggiungo anche questo, le stesse società, piccole società, guadagnano il 50% dell'incasso da una partita di Coppa Italia e quindi sono le stesse piccole società a volere e a preferire questo tipo di situazione, perché i loro piccoli stadi incassano meno di quello che incassi andando a giocare a San Siro, allo Juventus Stadium, all'Olimpico di Roma. Ecco, è un'opportunità circolare che ogni tanto arriva ad alcune società, ma questa è la realtà della nostra Coppa Italia e queste sono le situazioni che ci impongono di dire che un'altra Coppa Italia non sarebbe possibile. Questo è un altro fatto. E poi dobbiamo tener conto di un'altra cosa. Noi abbiamo la Supercoppa Italiana, in Inghilterra ad esempio c'è la Charity Shield e la Supercoppa Italiana stessa ulteriormente garantisce altri incassi. Sono 23 milioni dall'hosting dei sauditi a stagione, di cui circa 16 milioni vengono distribuiti ai 4 club partecipanti e quindi arrivare in finale di Coppa Italia significa accedere anche a quel tipo di incasso che non esiste nel caso del calcio inglese. Alle semifinaliste poi di Supercoppa Italiana vanno 1,5 milioni, 5 milioni garantiti alla finalista, 8 alla vincitrice. Insomma, alla fine il percorso in Coppa Italia è un percorso fondamentale perché porta da 6,5 a 15,6 milioni di euro totali, 15,6 che ripeto sono la somma dei 7,6 per la vincitrice della Coppa Italia e gli 8 per la vincitrice della Supercoppa Italiana. Ecco, si tratta, tanto per fare un esempio, di una differenza superiore all'arrivare secondi, terzi, quarti in classifica in Serie A. Ecco, è fondamentale questo tipo di distribuzione. La Coppa Italia è un'eccellenza italiana, ricordiamocelo ogni volta che andiamo a criticarla o a parlarne a sproposito. Grazie, buona giornata, ci vediamo presto sul canale.